Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Tómbola, 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 tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Fine della partita tra West Ham e Tottenham, fino a risultare 3-1 per i ragazzi di Tottenham, diciamo West Ham. Come vi dicevo prima, una partita tosta, loro sono una squadra, diciamo, a parte che si conoscono da una vita, poi sono organizzati, sono ben messi in campo, la tecnica nonostante l'età è rimasta ancora qualcosa, quindi... Ma poi sono fisicamente, sono prestanti fisicamente, abbiamo sofferto molto dal punto di vista fisico, poi campo scivoloso, non abbiamo espresso al meglio il nostro gioco, siamo comunque una squadra nuova, siamo solo alla seconda partita insieme. E quindi abbiamo avuto abbastanza difficoltà. Ma ci sono, però, a parere mio, tante cose da prendere per le prossime, tante cose positive. Assolutamente, ovviamente più tempo passa più riusciamo a esprimere meglio il gioco. Sicuramente. Oggi è andata una partita, andata storta, magari andrà meglio la prossima. Vabbè, però comunque non per demeriti vostri, ma soprattutto... Assolutamente, hanno giocato una grandissima partita, complimenti a loro. E niente, portiamo a casa quello che è di positivo e magari andiamo a migliorare delle cose. Io ti faccio comunque i complimenti per questa bellissima partita. Grazie per questo. Complimenti. Il pallone è buono. Marco, allora, come diciamo, noi ci dobbiamo fare io. Questo capitano con Eurogol, un 3-1 che conferma il fatto che voi siete una squadra che ambisce ad... Siamo, diciamo, una squadra di spirito oltre che di pancia. Siamo dei giocatori che hanno un certo tipo di livello di peso, però comunque gli avversari erano velocissimi, però sulla tecnica forse avevamo un po' di esperienza in più. È stato questo che comunque, anche dal fatto che siamo andati in svantaggio sulla 1-0, abbiamo mantenuto la partita e abbiamo avuto qualche occasione in più per creare una vittoria. L'esperienza sul campo è molto importante. Quando ci sono queste situazioni in cui la squadra avversaria è un po' più giovane, l'esperienza è determinante. Certo, serve a qualcosa. E comunque faccio ancora i complimenti a loro perché veramente sono velocissimi, però tecnicamente forse siamo stati, abbiamo creato più azione, capito? Più, abbiamo fatto più gioco in campo rispetto a... Ed è stato questo il motivo della nostra vita, con il mio Eurogol. Vogliamo commentare questo Eurogol, ma dove hai preso questa paglia dal cilindro? Diciamo che si sta caricando il quadricipite che stavamo qua. Marco, ti faccio comunque Paolo Immaciullo, dici tu? Ti faccio complimenti. Io ti ringrazio, ma ti è fenuto, se non lo sai ci hanno asciutto la gola, dai.
Eh,